Si parte da Campo Dolcino verso il Passo dello Stelvio, cima Coppi, una tappa breve ma alquanto difficile, 160 i chilometri da percorrere. Siamo alle ultime battute della Corsa Rosa, c'è la neve ai bordi della strada e le difficoltà vengono affrontate già nella fase d'avvio. Dal Passo dello Stelvio poi si andrà a Brescia, partenza da Bormio, traguardo Brescia, 179 chilometri. Infine una lunga tappa, la più lunga per l'apoteosi, da Brescia addirittura sino a Firenze, 295 i chilometri da percorrere. Ma restiamo alle immagini della tappa dello Stelvio. La nebbia, la bufera rendono drammatiche queste immagini e ci scusiamo se non sono molto nitide, ma davvero quel giorno il tempo è stato inclemente con i protagonisti della Corsa Rosa. Ci sarebbe ancora il terreno per attaccare ad Orni la maglia rosa del Giro, ma dopo quanto è accaduto nella tappa da Saspe a Madesimo, chi ha ancora coraggio per muovere l'assalto? In classifica alle spalle di Vittorio ci sono Ziglioli, l'amico Gimondi, Mugnaini e Balmamion. Prima dello Stelvio si affrontano altre vette, ma il gruppetto dei migliori degli uomini di classifica resta compatto, c'è un grande marcamento e nessuno ha gambe e coraggio per muovere l'assalto di Adorni. Vediamo Aldo Moser nelle prime posizioni di un gruppo ormai ridotto a poche decine di unità in vista dell'arrampicata conclusiva verso lo Stelvio. Tutti vestono già l'impermeabile perché il tempo è decisamente inclemente e su in vetta sta nevicando. Ecco come si presenta il finale e questa è la fuga decisiva. Battistini e Ugo Colombo sono i protagonisti di giornata, sono i protagonisti dell'arrampicata finale allo Stelvio. Se ne vanno prima di attaccare la salita conclusiva, gli ultimi difficili tornanti verso questa vetta che continua ad essere tra le più difficili in campo ciclistico. Ed eccoci alla cima Coppi, nel ricordo del campionissimo, la vetta più alta del Giro d'Italia con i suoi 2700 metri. Sino all'ultimo si è lavorato per sgombrare la neve e permettere la conclusione della tappa. Nevica abbondantemente anche quando sono in vista i corridori. Eccoci alle ultime battute. Nascosti dalla folla, i primi, Battistini vince la tappa, secondo è Ugo Colombo. Ecco l'arrivo di Colombo, piazzato d'onore, e dietro i due sono gli uomini di classifica che lottano per i piazzamenti e per cercare di ribaltare ancora la graduatoria. Ziglioli verso la vetta scatta e guadagna una manciata di secondi, troppo pochi però per mettere in pericolo la maglia rosa di Vittorio Adorni. Ecco Italo Ziglioli al traguardo, buon terzo, ma Vittorio Adorni è subito nella sua scia. Nulla da fare per Italo. Anche in vetta allo Stelvio Adorni conserva il simbolo del primato. Dietro i due tutti gli altri protagonisti del Giro d'Italia sono racchiusi nello spazio.